Amici telespettatori, Roberto D'Agostino vi dà il benvenuto a Campagna, questo ridente paese che è nel nostro territorio ricco di grandi qualità, ricco di grandi presenze storiche, ricco di tanta storia. E sono in compagnia di Don Carlo Magna, che ringrazio da subito per averci invitato, perché oggi è l'ultimo giorno di un anno di preparazione, di eventi che hanno voluto celebrare i 500 anni dalla bolla che fece Leone X, che come dice, sancì l'inizio prima della collegiata e poi della basilica, del luogo dove ci troviamo adesso, che se non sbaglio è Maria della Pace, o meglio conosciuta Santa Maria della Pace. Perfetto. Allora, Don Carlo, che significa oggi? Che significato diamo alla giornata di oggi? È la storia di Campagna che parla alla Chiesa e anche alla Chiesa diocesana, perché la diocesi è Salerno-Campagna-Cerno e il nostro arcivescovo sta cercando di unire storia, tradizione, ricchezze per poter rilanciare nel tema della pace e nel prossimo giubileo anche quello che è l'annuncio del Vangelo di Cristo. E noi con la cattedrale siamo pronti ad aprire anche questo anno, che è l'anno del giubileo, nella ricchezza di un anno che si chiude sul tema della pace, Santa Maria della Pace. Noi abbiamo avuto già, e con gioia di tutta la troupe, ho avuto occasione di incontrare Don Carlo quando c'è stata la festa di Sant'Antonino, che è una festa molto importante. Non dimentichiamo che la diocesi di Campagna-Cerno, quindi è l'altra festa patronale della nostra diocesi, con una partecipazione veramente grande, di grande fede, di grande spiritualità. Allora, voi scoprirete dei segreti grazie ad alcuni studiosi che ringrazio già da ora, e che sono il professore Marizziolino, il giornalista Carmine Granito, il priore della confraternita del Monte dei Morti e Madonna del Carmine Giacomo Aiello, e poi anche Diego Magliano, e fra poco anche Luca Del Giorno e Izzo Valentino. La visita partirà dalla parte proprio più nascosta, segreta, archeologica, dove ci sono reperti preziosi, e poi risalirete con l'aiuto di Roberto fin su nella parte più alta, dove vi attendono altri segreti, altre bellezze e altri tesori spirituali. Noi tra poco Don Carlo ci lascerà, perché ovviamente lui tutti i giorni opera come parroco e quindi e ha tanti appuntamenti. Questa è una giornata particolare, come vedete, è l'ultimo giorno di un anno di festeggiamenti, ma anche di approfondimenti. Lo rincontreremo al termine del nostro speciale, perché oggi la giornata viene scandita di qui a breve alle 19, se non sbaglio, con la Santa Messa. Poi ci sarà un concerto di corali, quindi che avremo modo ancora di sbirciare, come nostro solito, grazie alle immagini di Aristide Rappentieri, che poi li confezionerà insieme con me per farvele vedere, ci daremo una sintesi di tutto questo, perché il nostro tempo è sempre breve, ma noi vogliamo essere brevi per dare modo a voi del gentile pubblico di seguirci. Allora, una leggera battuta, veloce battuta, per poi iniziare il nostro cammino. Priore, se dovesse dare un suggerimento ai nostri telespettatori che adesso ci seguiranno, su che cosa devono fare in modo particolare attenzione, su che cosa devono concentrarsi? Beh, penso soprattutto sulla parte, come diceva Don Carlo, archeologica, perché secondo anche detto dagli studiosi nostri locali è la prima parte dove proprio è iniziata la cattedrale, l'ex chiesa Santa Maria della Giudeca, che poi è diventata Santa Maria della Pace. Rivolgo la stessa domanda agli studiosi. Allora, Straordinaria è l'evento, chiaramente, a cui partecipiamo, e sono felicissimo di questa cosa, anche perché ci troviamo, come diceva il priore, praticamente nelle fondamenta, l'origine della nostra città, della nostra cultura, e praticamente l'origine, il luogo dove è iniziata la grande cultura della città di Campagna, intesa in senso non solo... Su che cosa loro dovranno focalizzare l'attenzione? E soprattutto sull'arte, sulla cultura, sulla religiosità, sulla spiritualità. Grazie.
dovendo dare un consiglio, cosa dovranno focalizzare come attenzione? Ci sarà un susseguirsi di eventi, di date, dalla collegiata al titolo di città, alla sede di diocesi, e quindi bisogna prestare attenzione a piccole sfaccettature, però di grande interesse. Nessuno ha voluto scegliere, perché il menù è così ricco che davvero è ampio, è difficile. Allora, amici telespettatori, non ci resta che fare attenzione su tutto. Mi auguro che voi possiate stare dinanzi al teleschermo quanto più tempo è possibile. Di solito il nostro impegno è sui tre quarti d'ora, però seguiteci, perché veramente ne vale la pena. Iniziamo il nostro percorso. Chiedo al priore Giacomo Aiello perché cominciamo da qua e dove siamo qua. Allora, qua ci troviamo nella chiesa della confraternita a Monte dei Morti, dedicata poi alla Beata Vergine del Carmelo. Per cui siamo qua? Innanzitutto perché dietro alla nicchia della Madonna, dove negli anni che abbiamo fatto i lavori di restauri, si è scoperto, grazie a molti amici nostri di campagna, che c'era la parte, dove l'unica parte rimasta della vecchia chiesa San Domenico della Giudecca. Quindi 500 anni fa, diciamo, si può dire la prima cattedrale o la prima chiesa dedicata a San Domenico della Pace stava là dietro. Quindi è importante, perché abbiamo trovato anche dei reperti che ci portano a quell'epoca là. Oggi cosa avviene qua? In questa chiesa che cosa viene celebrato? Se ci sono messe? Sì, allora qua celebriamo ogni primo mercoledì del mese dedicato alla Madonna del Carmine. Poi facciamo i ritui in onore dei nostri santi e la novena in onore della Madonna del Carmine. Teniamo San Bernardino da Siena, che è una scultura del Cinquecento, che è compadrone della nostra confraternita, e San Rocco. E poi celebriamo i matrimoni o messe in suffragio, che con il permesso del nostro parroco vengono ricordati i defunti, soprattutto della confraternita. Professore, che cosa possiamo aggiungere su questo spettacolo che sicuramente il nostro Aristide Carpentieri starà riprendendo e ci lascia senza parole? È una chiesa straordinaria questa qui, appunto, che nasce prima come collegiata, sostanzialmente come la prima parte dell'antica collegiata, poi viene ceduta quindi alla confraternita, e possiamo dire che la sua struttura è pienamente rinascimentale. Dopodiché man mano si arricchisce di elementi barocchi fino ad arrivare a delle simbologie straordinarie che ci illuminano sull'aldilà, che proprio è quello che vuole descrivere la confraternita, cioè quello che i cristiani devono guadagnarsi il paradiso anche attraverso la via, la porta del paradiso, che è la Madonna. Ci troviamo nell'antico cimitero della città di Campagna. Questa è una delle 13 sepolture presenti in questa chiesa, ed è molto particolare perché in questa parte delle sepolture i morti venivano adagiati seduti per permettere ai corpi inanimati di poter perdere i liquidi, gli umori corporei. La caratteristica di questa chiesa è che prima di esserlo era un luogo di sepoltura, già prima che la confraternita fosse presente in questi luoghi, tant'è che nel 1624 questi luoghi furono ceduti dal capitolo cattedrale alla confraternita, sia per congregarsi ma soprattutto per la gestione del culto dei morti.
furono cedute alla confraternita solo alcune sepolture, e tranne la sepoltura degli infanti, che il capitolo cattedrale che reggeva questa chiesa già nel 1500-1600 si riservò, non concedendolo alla confraternita. E da quel momento nacque il rapporto tra questi luoghi, la confraternita e il capitolo cattedrale, un rapporto che è stato diciamo avvincente, bello, ma anche ricco di problemi anche giudiziari, tant'è che noi possiamo dire che la storia di questa confraternita e di questa chiesa la potremmo scrivere a partire dal 1600 leggendo gli atti giuridici stipulati tra la confraternita e il capitolo e gli atti giudiziari che si sono consumati tra il capitolo cattedrale la contesa, e la confraternita stessa. La contesa qual era? La contesa erano questi luoghi, perché il capitolo cattedrale li concedette solo per congregarsi e per un periodo ben delimitato, ben definito nel tempo. E invece la confraternita decise di continuare il culto dei morti e di continuare la propria vita religiosa in questi luoghi. E quindi diciamo che una contesa iniziata nel 1624 con la prima transazione fatta tra i due enti, conclusasi solo nel 1908, dopo oltre tre secoli, in cui ovviamente il capitolo dovette definitivamente prendere atto che ormai questi luoghi erano utilizzati ed erano della confraternita, anche perché poi diciamo la confraternita nei secoli li aveva ben gestiti. Come vi ricordavo prima, ci sono qui ben 13 sepolture. Ecco perché questi luoghi hanno avuto l'appellativo di cimitero della città di Campagna. Era in assoluto il più grande. Si è seppelliti anche ben oltre l'editto di Saint-Cloud, perché guardando un po' gli atti dello Stato civile, ma anche i libri delle chiese, anche nel 1850-1800 fino al 1860 si trovano persone seppellite in questi luoghi o anche in altri luoghi della città. È diciamo facile azzardare il fatto che in queste chiese, in questa ma come in altre, si sia seppellito almeno fin verso il 1880, quando la città di Campagna, il comune della città di Campagna, l'amministrazione comunale decise di dotare la città di un cimitero comunale. Quanto tempo stavano i defunti prima di passare nel cimitero? Questo è una cosa, voglio dire, che non è facile rispondere a questa domanda, ma è dettata dalle condizioni climatiche, non tanto del luogo, ma quanto quelle del periodo dell'anno in cui le persone venivano seppellite. Perché la maggiore o minore umidità, l'invasione del fiume nella cripta della cattedrale poteva determinare un deterioramento dei corpi, un consumarsi dei corpi. Non c'era un tempo. No, assolutamente. Cosa possiamo aggiungere ancora? Questo luogo suggestivo, particolare, che veramente ci emoziona. Sì, è abbastanza suggestivo. Noi ogni anno riceviamo centinaia e centinaia di visite, ogni anno la confraternita si adopera affinché, con vari calendari di aperture, affinché diciamo tutti possano usufruire della conoscenza di questi luoghi, che poi riguardano appunto la storia oltre che del meridione ma di Campagna stessa. Un ultimo appunto: questa pratica, che questo modo di seppellire, diciamo appunto questo compito della confraternita, portò in pochi anni la confraternita ad avere, oltre che numerosissimi affiliati, diciamo soci, portò ad avere fra le sue file ovviamente persone certamente illustri, ma anche una certa potenza, se così vogliamo dire, economica, dato che le persone,
i cittadini nella pratica della sepoltura ovviamente davano dei lasciti, lasciavano delle ingenti quantità di denaro, appunto la confraternita poté vantare una certa ricchezza che in pochi anni suscitò l'invidia in un certo senso delle altre confraternite, anche delle casate nobiliari, se così vogliamo dire. Quindi è un luogo particolarmente interessante anche per conoscere quelle che sono le curiosità di questa città, di questo, partendo dal basso verso il Campagna, di questo monte fra i monti, come lo chiamiamo noi qui a Campagna. Praticamente gli ambienti sono praticamente gli stessi, si adeguano ai suoli, e quindi proprio qui ci troviamo in un luogo molto particolare, perché alle nostre spalle si apre la porta in cui possiamo vedere non solo i canali che una volta recavano l'acqua per la ripulitura dei luoghi sottostanti e dei canali, ma probabilmente qui fu gettata la prima pietra della costruzione della cattedrale nel 1564 per opera di Marco Lauro, vescovo di Campagna, che partecipò al Concilio di Trento. Lei diceva prima, come ci accennava anche Luca, c'erano delle ingenti somme che venivano dati per le persone meno seppellite, ma mi diceva anche lei che, perché c'era anche una cura particolare del cuius. Sì, sì. Infatti praticamente le persone che morivano volevano assicurarsi che il proprio corpo, i propri resti, fossero ben conservati, tant'è vero che dopo che i corpi si erano decomposti venivano ripulite le ossa e ogni cranio, poi su ogni cranio veniva messo il nome, così non si perdeva praticamente il nome del defunto. Priore, le diceva che lì c'è un altro ossario. Sì, in realtà quell'ossario è stato creato da noi. Tutte le ossa che abbiamo trovato qua quando abbiamo aperto questo luogo nel 99, però sotto c'è un altro livello, un altro cimitero che ci siamo fermati, e le ossa che stavano qua le abbiamo messe là, ha creato questo ossario, ma l'ossario originale sta nelle mura della chiesa, che dopo se mai facciamo un po'. La domanda da ignorante, per capire sempre più, allora quando poi i defunti si consumavano, venivano pulite le ossa, venivano messi in maniera accumulativa oppure avevano un loro posto? Avevano sicuramente una loro disposizione, perché quando i familiari scendevano praticamente durante la ricorrenza dei defunti venivano a pregare esattamente sui propri defunti, senza sbagliare. Non venivano messi insieme? No, inizialmente non venivano messi insieme, tant'è vero che possiamo averne anche presso l'ossario delle Capuzzelle a Napoli, laddove appunto si conserva questo abbastanza bene, questo, diciamo, questo rito che ancora oggi avviene. Adesso, prima di proseguire nel nostro percorso, siamo ritornati un attimo qui nella chiesa dove siamo prima partiti. Ecco, vogliamo fare una osservazione in più, un approfondimento in più sulla volta, sui significati simbolici. Io lo dicevo prima, praticamente per quanto riguarda la qualità delle immagini non è che sia molto importante, però benché si parli di morte sostanzialmente, quindi di buio, sostanzialmente qui viene inneggiato il senso forte della luce, quindi della grazia di Dio, che viene espressa appunto dalle varie decorazioni che qui ci sono proposte, per cui quando il celebrante prega la Madonna per esaltare l'anima di una persona in paradiso, praticamente anche la rappresentazione dello Spirito Santo sostanzialmente ci fa capire che la grazia è qui, pronta per portarla in alto.
Prima di passare alla zona archeologica, che è pure ricca di contenuti, lei ci parlava di questo museo, di questa sagrestia e poi di un altro luogo importante. Sì, solitamente nella nostra visita guidata andiamo nella parte dove era riservata la sepoltura dei confratelli, poi la sagrestia, e sopra c'è un museo di paramenti sacri del 600 fino all'800, libri e altro. Vediamo la sagrestia. Descriviamo un po' questa bellissima sagrestia. Sì, è una sagrestia bellissima in quanto ha dei pezzi, possiamo dire, quasi unici. Dall'armadio, diciamo, che contiene tutti i paramenti sacri, gli oggetti, diciamo, sacri che utilizziamo durante la messa, che è del fine 600, all'inginocchiatoio dello stesso periodo. Poi abbiamo anche due teschi, in un certo senso, che riguardano il primo a sinistra, che riguarda Mariano Cuocolo, che è stato l'intagliatore della confraternita, quindi possiamo dire l'artefice di queste bellissime opere. E poi abbiamo Cantalupo, che è stato il primo priore di questa confraternita. Il pezzo, diciamo, migliore in un certo senso è l'immagine, appunto, dell'Eterno Padre, con questi colori così sgargianti, che è, diciamo, del 500. Questo è quello, diciamo, da notare. Poi nella teca possiamo notare anche quello che è il vestito della Madonna, che è finemente ricamato in oro, però questo è il vestito non della festa. In chiesa adesso, diciamo, la Madonna ha indosso il vestito vero e proprio, la veste vera e propria del 700 che abbiamo provveduto a far restaurare, che è finemente ricamata in oro zecchino, che ha adesso indosso la Madonna in chiesa. Allora, qui invece ci troviamo in quello che la confraternita ha utilizzato come museo. Come possiamo notare, abbiamo conservato quelli che sono dei paramenti sacri che vanno dal 700 fino all'800, fino anche a dei paramenti sacri che appartenevano a Don Umberto Aiello, che era parroco qui a Campagna un po' di anni fa, oltre che a vari reperti di una certa importanza anche storica, reliquie, vari oggetti ex voto, quindi che la gente, che i cittadini donavano alla Madonna, appunto, per avere una grazia in un certo senso. Poi la parte bellissima è quella dei libri, dei testi sacri. Vi sono vari testi di varie epoche, e poi quello di cui parlavamo prima è l'ultimo pezzo restante del primo altare in legno, che doveva essere un bellissimo altare, come diceva anche il professore Maurizio Lino, in quanto finemente lavorato. In un certo senso, se non ci fossero le tracce del tempo, si potrebbe confondere con un pezzo di un altare in marmo, in un certo senso. E poi vi sono le bare per gli anniversari. Non hanno mai contenuto un defunto, queste bare, ma erano delle bare che venivano poste in chiesa, appunto, nel ricordo dell'anniversario di una determinata persona. Mentre da quest'altro lato abbiamo quello che resta dell'ultimo cappellano militare qui a Campagna, Monsignor Vece, che è stato cappellano militare però durante la Prima Guerra Mondiale, quindi 1518, e conserviamo, appunto, l'altare da campo, quello che lui, appunto, purtroppo doveva portarsi dietro in quei pochi momenti di pace per officiare messa e dare i sacramenti ai poveri soldati italiani. Adesso dove ci state conducendo?
Adesso praticamente ci portiamo in una camera d'aria che sostanzialmente divide, diciamo, la nuova cattedrale con la vecchia cattedrale, con l'antica chiesa medievale di Santa Maria della Giudecca. E vediamo che qua appunto si incunea praticamente l'ambiente, perché praticamente sulla destra noi troviamo le antiche mura medievali della chiesa con le mura nuove che sono circa 2,5 metri, forse anche più, e da qui si stagliano fin sopra nel timpano della cattedrale. E il luogo è umido. Ricordandoci sempre che epoca siamo, per chi si potesse adesso all'attenzione delle schede. Allora, nella prima datazione della chiesa di Santa Maria della Giudecca risalgono, la data risale intorno al 1164, questa è la prima documentazione. Per quanto riguarda la chiesa cattedrale di Campagna, le fondamenta sono state, diciamo, principiate intorno al 1564, appunto da Marco Lauro, vescovo di Campagna. Cosa possiamo ancora aggiungere? Questo luogo suggestivo. È uno dei luoghi, mi hai preceduto, più belli e più suggestivi della cattedrale, perché qui sono state palesate tutte le risultanze di studi, di supposizioni da parte degli storici, perché la cattedrale, la collegiata Santa Maria della Giudecca è stata abbattuta, è stata ricostruita la chiesa Santa Maria della Pace. Alcuni documenti ci dicevano la chiesa è stata costruita a costo, proprio questo è il termine usato, a costo la vecchia chiesa di Santa Maria della Giudecca. E qui proprio questi documenti hanno trovato riscontro, perché effettivamente se noi proseguiamo qui all'interno, vediamo, come stavo dicendo, le vecchie mura che si incuneano, tra le vecchie, ci sono le vecchie mura e le nuove, e vediamo parte, alcune nicchie della vecchia chiesa. Qui, giusto per avere un quadro della posizione in cui ci troviamo sotto il sagrato della chiesa cattedrale Santa Maria della Pace. Ecco perché, come dicevo prima, trova riscontro quello che dicevamo, le mura, la chiesa costruita a costo alla vecchia chiesa, che era questa qui, queste le vecchie mura, alla vecchia chiesa di Santa Maria della Giudecca. Ma non solo, se noi poi uscendo, questo è un discorso che potremmo fare, vediamo la collocazione della chiesa cattedrale, ci rendiamo conto che il fiume non ha un andamento, il fiume Tenza non ha un andamento naturale, ma come diceva prima il professor Olino, è stato deviato, perché la chiesa cattedrale fu costruita utilizzando la tecnica delle zattere, e quindi le fondamenta costruite in una rientranza del fiume Tenza, queste fondamenta che poggiavano quasi sull'acqua, e furono, come dicono alcuni documenti del 1600, furono utilizzate le querce del fondo Rialto, che era un fondo dedicato alla manutenzione ordinaria straordinaria già della chiesa cattedrale all'epoca.
Allora, qua ci troviamo, è un luogo che abbiamo scoperto nel 2004, trovammo questa porta e inizialmente abbiamo fatto una pulizia convinto che ci stavano altre catacombe, ma probabilmente sotto ci sono. Nel pulire abbiamo capito, perché usciva fuori Calceviva, che in realtà era l'ossai originale della chiesa, e nel dubbio facemmo un saggio nell'altra parte, nell'altra parete, e è piena fino a sopra. Quindi ci fermammo e in poche parole tutto questo terraccio che vedete, un'altra calce che si è sporcata, però sotto esce ancora Calceviva. E le mura che vedete dietro, iniziamo quindi a parlare della vecchia chiesa, della chiesa di Santa Maria della Giudecca, dove poi è nata la collegiata di Santa Maria della Pace, che è collegata alla zona archeologica che andremo a vedere. Prima di andare, queste immagini sono realmente suggestive e rimaniamo ammirati su questo luogo che le persone possono venire a visitare. Sì, teniamo un calendario oppure tramite telefonata. Si può prenotare, si può venire a vedere. Invece noi vogliamo adesso ritornare per un attimo su questa splendida chiesa e mi volevi sottolineare in modo particolare anche Sant'Emiddio, che è il protettore dei terremoti. Ironia della sorte, è proprio il protettore del terremoto, quindi Sant'Emiddio nel corso dei secoli avrà visto molti sisma. E un'altra statua ricorrente nelle quattro parrocchie della città di Campagna è quella di San Rocco, il protettore della peste. Qui alla mia sinistra c'è la statua di Santa Maria Domenica, giovinetta, con la palma del martirio sopra. Ci troviamo ai tempi di Diocleziano, nel III secolo d.C. E ironia della sorte, figlia di altri due santi, San Doroteo e Sant'Arsenio, quindi una famiglia di santi, e quando fu dato in pasto alle belve la leonessa, il leone invece di sbranarla andò a leccargli i piedi, e noi sopra in cattedrale troveremo una tela del 1700 raffigurante proprio Santa Maria Domenica, i cui resti si trovano a Tropea in Calabria. Ci troviamo sempre nella cripta della cattedrale, qui sono ancora presenti le ferite inferte dal terremoto del 23 novembre 1980. Cadde la cupola e poi la parte presbiterale del piano superiore della cattedrale, e quindi la sovrintendenza ai beni culturali prima e il provveditorato alle opere pubbliche dopo hanno lasciato proprio questi segni inverti dal terremoto per dimostrare il primo e il dopo. Qui di pregevole fattura sono le balaustre, l'altare e i capitelli che originariamente appartenevano proprio alla collegiata della Giudecca. C'è da dire che dal punto di vista urbanistico e architettonico qui c'è stata l'influenza di un grande urbanista che copiava questi ambienti superbi dell'Urbe e da Roma e li portava qui a Campagna. Quindi troveremo questi luoghi maestosi e mastodontici. Di questa presenza qui a Campagna non sono io a dirlo, ma il Vasari che la scrive nella storia dell'Italia meridionale. Qui
Qui ci troviamo nella cripta della Cattedrale di Campagna, l'antica collegiata, dove appunto i nobili e i prelati della città svolgevano le proprie attività, con messe quotidiane che si svolgevano praticamente dall'alba al tramonto. E qui praticamente ci stanno gli stili più belli del Rinascimento che possiamo ritrovare, che hanno un loro corrispettivo, che voglio dire, nella Cappella Vecchia e Nuova in Firenze, che sono delle chiese molto particolari che troviamo. Quindi il toscano, lo stile toscano che è stato portato qui a Campagna da scalpellini che provenivano appunto da Carrara. A nostra vista dei carpentieri avete fatto riprendere poi degli stemmi sul pavimento. Che significato hanno perché ci avete fatto riprendere? Ah, praticamente quei tozzetti che si vedono sono tozzetti che sono stati prelevati probabilmente dall'antica chiesa e riprendono alcune allegorie, sostanzialmente il paradiso attraverso oppure i simboli nobiliari, oppure la data che è del 1516. Ci sta il pesce che è il simbolo del Cristo. Il teschio è il simbolo della confraternita, mi si diceva. Assolutamente sì, anche perché il teschio è il simbolo del Golgota, che sarebbe il luogo del sacrificio di Cristo. Leonis Pape X, Littere Bullate, 7 aprile 1514, Apud Sanctum Petrum. Leone X Papa, in seguito alle richieste di Ferdinando Orsini, duca di Gravina e conte delle terre di Campagna, e di Melchiorre Guerriero, maestro dei registri delle lettere pontificie, istituisce nella chiesa della Giudeca, che sarà detta della Beata Maria della Pace, un capitolo collegiale con un prevosto, 5 dignitari, un arcidiacono, un arciprete, un decano, un cantore, un primicerio, 2 ufficiali, un tesoriere ed un sacrista, 18 canonici e 10 prebendati, il quale avrà giurisdizione spirituale su tutte le parrocchie e giurisdizione temporale sulla perpetua di Santa Lucia di Olevano, sulla chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore di Campagna, sita in località Zappino, sulla chiesa parrocchiale di San Marco di Eboli, sulla chiesa rurale di Santa Lucia di Eboli, sulla chiesa di Sant'Antonio dell'Ordine di Sant'Agostino, sul monastero di Santa Maria la Nova dell'Ordine di San Benedetto, sulla chiesa della Santissima Trinità e sulla chiesa di Santa Maria del Castello. Questa è la bolla promulgata da Leone X. Leone X il 7 aprile del 1514, quindi ci troviamo proprio a fine dell'anno del 500° anniversario. E oggi, ricordiamo a chi si ponesse adesso all'attenzione dei nostri teleschermi, è l'ultimo giorno dell'anno che Don Carlo Magni ha organizzato per valorizzare, focalizzare l'evento, questo grandissimo evento, questo grandissimo anniversario. E noi ringraziamo gli storici che ci hanno accompagnato, poi sono scappati via per impegni, tra poco anche il professore ci lascerà per impegni già presi in precedenza,
per averci aiutato in questa fase documentaristica che termina, diciamo, con la bolla, termina poi in questa assise spettacolare che è la cattedrale. Ecco, chiedo a entrambi di darci qualche altro cenno storico e documentaristico di questa spettacolare cattedrale, questo tesoro, di questi tesori nascosti che abbiamo sul nostro territorio. Beh, noi abbiamo visto solamente i tesori nascosti, però possiamo dire che quella bolla citata da Carmine non è altro che la pietra miliare su cui si fonderà poi il titolo di città di campagna, che verrà nel 1518, nonché l'istituzione della sede diocesana di Campagna nel 1525, nonché appunto con l'istituzione del titolo di città, Campagna diventa anche un centro di studi molto importante, umanistici e scientifici, e da questo momento in poi si porranno le basi per l'innalzamento di un territorio, di una comunità nelle alte sfere non solo spirituali ma anche culturali del Mezzogiorno d'Italia e dell'Europa intera. Brevi cenni artistici di questa cattedrale. Eccezionale veramente questa cattedrale per, diciamo, il concetto artistico, anche perché sostanzialmente viene è manierista come come disegno, come progetto, e qual è lo scopo? È quello di inviare verso il viatico i fedeli che dalla città in processione si avviano verso l'altare, non solo per partecipare alla comunione ma alla fine della vita, per andare a incontrarsi con la Madonna, in quel caso la Madonna della Pace, e quindi l'anima dei campagnesi viene accolta dai santi che sono raffigurati nel quadro che si trova presso l'altare maggiore. Carmine, altri cenni? Siamo arrivati finalmente al piano superiore della cattedrale Santa Maria della Pace. Questo anno che è iniziato alla presenza delle 5 confraternite della città di Campagna, con una rassegna di cori, con rappresentazioni teatrali, con presentazioni di libri. Lo sforzo voluto proprio da Don Carlo Magna per la disponibilità e per la fattiva collaborazione di queste celebrazioni. La cattedrale fu iniziata a costruire nel 1564 e i lavori furono ultimati nel 1683. Ci vollero 119 anni per edificarla e pochi secondi con il terremoto del 23 novembre 1980 per buttare giù parte della copertura delle navate laterali, la cupola qui sull'area presbiterale centrale. Le ferite sono ancora aperte, il tessuto urbano è profondamente lacerato, ma la cattedrale, che è intitolata proprio all'autrice della pace, da questo momento in poi nel simbolo civico della campana ci sarà la scritta CA, Civium Amor, e quindi l'amore dei cittadini, che a distanza di 500 anni continua ancora. Ci sono delle tele di fina fattura, questa del 1784 rappresenta la Natività di Maria e quindi si vedono i nonni di Gesù, Sant'Anna e San Gioacchino. Poi dall'altra parte i santi a cui era intitolato originariamente la chiesa, San Pietro e San Paolo, e ci sarebbe un affresco sempre del 1800 che riguarda l'incoronazione della Madonna da Vigliano del 1881.
Don Carlo, a nome di tutti i telespettatori io vi devo ringraziare per l'opportunità che ci avete dato, per questi tesori nascosti che abbiamo portato indegnamente alla luce. Molti sicuramente conoscevano, ma tanti forse no, ignoravano queste bellissime ricchezze di storia, di cultura e di spiritualità che dimorano qui a Campagna. I tesori di Campagna sono quelli artistici, ma c'è anche il clero, e tra questi tesori ci sono delle perle come Giuseppe Maria Palatucci e anche tanti e tanti sacerdoti. Una di queste ultime perle di questa corona lunga è Don Roberto, ultimo sacerdote campagnese ad essere ordinato, e questa sera l'ho invitato perché possa essere per la nostra comunità un viatico per nuove e sante vocazioni. La Chiesa è stata forte su tutto nel suo percorso della storia, e forse anche in questo momento corrono alla mente i martiri cristiani che in tutto il mondo stanno ritornando ad essere tali. Ecco, quanta consapevolezza c'è nei cristiani della propria storia, dell'evangelizzazione che di generazione in generazione il cristianesimo ha avuto? Per il cristianesimo la storia rappresenta un elemento fondamentale, perché in fondo il nostro Dio è il Dio della storia, il Dio che si è incarnato nelle vicende dell'umanità. Per cui anche tutta la bellezza artistica, la bellezza che noi possiamo contemplare anche qui a Campagna, di arte, di cultura, ecco, è il respiro di questa spiritualità cristiana che ha praticamente invaso in senso positivo tutta quanta l'Europa in particolare. Certo, la situazione odierna è di una grande sofferenza, perché in Africa e in Asia i cristiani sono perseguitati non solo dal terrorismo, ma a volte anche da governi, ecco, che più o meno hanno anche il placet dei governi occidentali. Quindi sicuramente il periodo pasquale ci permette di approfondire ancora di più questo senso della testimonianza della nostra fede cristiana. In Europa, ecco, dobbiamo riscoprire la nostra storia, perché è storia, volente e nolente, anche di Cristo, è storia della Chiesa, è storia di generazioni intere di cristiani che nel bene e nel male hanno portato questi grandi successi di natura politica, sociale, economica, ecco, che provengono proprio da questo, dal fulcro del personalismo cristiano e dalla Sacra Scrittura che pervade tutta quanta le nostre civiltà.
Presiedere questa Eucaristia con voi in questa occasione veramente storica, ecco, sono rimasto veramente molto contento, perché è bello condividere con il proprio paese di origine un evento, un fatto appunto storico che ci lega alla nostra storia, alle nostre, alle generazioni che ci hanno preceduto e ci rivelano ancora di più il senso della nostra fede, che è una fede incarnata nella storia. È una fede che cammina con l'umanità, è una fede che possiamo quasi toccarla, contemplarla, ad esempio nella nostra cattedrale, nelle chiese che costruiamo e in tante opere d'arte che pure circondano e sono presenti nel nostro paese, nella nostra città. Ma è chiaro che il Vangelo, la nostra fede, non si può ridurre esclusivamente a un fatto storico, a un monumento, perché la fede del Vangelo cammina attraverso l'esperienza che fa ciascuno di noi. Il grazie è al Signore che ha voluto porre, come ha detto bene Andrea, con quelle brevissime espressioni, ma molto efficaci, ha voluto porre in questa valle, in questo scrigno, una perla preziosa, dove Maria è la luce e la pace. Ne abbiamo bisogno in questo tempo. Maria, abbiamo bisogno di te. Tu sei la maestra della pace. Sei la luce che hai portato al mondo Cristo Signore. E noi come credenti abbiamo bisogno di una mano materna che ci guida in questo cammino. Perciò è grazie, il nostro grazie, penso il vostro grazie, è proprio segnato da questo, da questa esperienza a campagna. Maria è presente in tanti titoli e lì in alto, nel titolo anche di Madonna di Avigliano. Ti affidiamo a Maria, caro Don Roberto. Tu nel giorno dell'ordinazione volesti la tua immaginetta proprio della Madonna della Pace. Era, se non erro, il 30 aprile. Quella immagine, ma soprattutto la mano materna di Maria che porta con sé l'olivo, ti accompagni sempre, ti protegga sotto il suo manto, nel tuo infaticabile lavoro, nella grande forania di Buccino e anche di Caggiano, e nel tuo lavoro pastorale, dove il Vescovo ti ha chiamato a un incarico delicato di cui noi siamo fieri come popolo e anche come sacerdote, mi sento campagnese, quindi davvero siamo felici di questo tuo impegno, ma la Madonna ti guiderà a delineare itinerari sempre nuovi per la... Da pochi istanti si è conclusa la Santa Messa che va a sancire, a chiudere praticamente questo anno di festeggiamento, di approfondimento della bolla pontificia di Leone X, che ha iniziato il percorso della cattedrale di Santa Maria della Pace. Io voglio ringraziare subito Carmine Granito, che di solito quando veniamo qui a campagna abbiamo, come dire, il suo aiuto fondamentale per il racconto della storia di questa città sotto il profilo spirituale e artistico. Ringraziamo anche gli altri che ci hanno aiutato nel percorso documentaristico di questa cattedrale, che
veramente spero, amici telespettatori, di aver visto e magari nelle repliche di dire ad altri di vederla, perché è veramente una trasmissione particolare. Ne ho fatte tanti, ma questa veramente è particolare. Carmine, adesso si concluderà con un concerto delle corali. Chi sono? Che corali sono? Come si svilupperà questo concerto? L'idea di Don Carlo era di fare la prima edizione di una rassegna di cori. Il primo ad esibirsi sarà proprio il coro della cattedrale di Campagna, poi ci sarà il coro della parrocchia del Quadrivio di Campagna, Genna Azzurro, poi ci sarà l'esibizione della famiglia d'arte Gibboni, poi ancora due cori. Noi li indicheremo come cori a cappella, un coro della città di Campagna insieme a dei membri e dei componenti che sono dell'Università di Salerno. Dopodiché suonerà l'antico organo del 1700 a cura di un maestro organista e poi tutti insieme canteranno una Salve Regina, perché il tema di quest'anno è la Madonna. Amici telespettatori, nella speranza di avervi fatto cosa gradite e ancora una volta di avervi posto un osservatorio speciale, Roberto D'Agostino ringrazia ancora una volta Don Carlo Magna per averci, come dire, accolto ed invitato, ancora una volta Carmine Granito per la sua disponibilità, per le sue illuminanti indicazioni e racconti rispetto a questa oasi di grande livello. Ringrazio ancora Aristide Carpentieri per le riprese e per il montaggio e a voi, gentile pubblico, per averci preferito ancora una volta. Da Campagna è veramente tutto. Grazie.